C'è sempre, secondo me c'è ancora, però come hai detto tu, si sta un po' togliendo questo velo, cioè c'è ancora quella sorta di cosa, ma questi giocano solo i videogiochi, però adesso diciamo che anche grazie agli streamer che comunque fanno iniziare a conoscere il mondo competitivo dietro all'esport, si inizia a capire che è qualcosa che è abbastanza vicino allo sport, tra virgolette, classico, no? Abbiamo diversi rami, però Valorant è quello che ad oggi posso dire che ci sta dando il maggior riscontro e risultato. Infatti, nell'ultimo periodo abbiamo partecipato alla VCL di Valorant, che sarebbe, diciamo, il torneo più grande d'Italia di Valorant, dove siamo arrivati in top 4. Abbiamo perso in semifinale, contando che siamo arrivati come dei novellini, no? Ti dico che anche gli stessi telecronisti ci prendevano un po' in giro, dicendo: ma chi sono questi? Dove vanno? E poi invece abbiamo dimostrato che nonostante eravamo gli outsider del torneo, siamo riusciti a strappare la semifinale, insomma la top 4, tra l'altro anche molto da film perché l'abbiamo conquistata sconfiggendo una delle migliori squadre nell'ultimo turno di torneo. E in più siamo estremamente felici, quindi vi faccio questo grande spoiler, perché parteciperemo anche alla, sempre la VCL di Valorant, che si chiama Genesi, nel versante femminile. Il torneo partirà proprio venerdì 10, quindi abbiamo creato anche una squadra femminile perché, come tutti gli sport, non è solo una roba per maschi il gaming, e quindi siamo super felici di aver accolto questa squadra di ragazze che parteciperanno allo stesso torneo a cui hanno partecipato i ragazzi, insomma, allo stesso rilievo. Diciamo che gli iscritti sono sempre in crescita e il bello è che arrivano anche da tutta Italia. Questa cosa ci fa anche, cioè, ci fa molto piacere perché, insomma, non è solo una realtà che rimane racchiusa nella provincia, ma visto che i risultati ci sono, tanti ragazzi, tra cui, che ne so, abbiamo ad esempio Ombra, un ragazzo che si occupa di Call of Duty, che è del Trentino, e altri che arrivano dal Milanese, eccetera, che hanno voluto abbracciare un po' il nostro percorso e il nostro progetto. Siamo arrivati dal nulla. Ci siamo creati perché tu conta che nel 2020 Andrea, insieme a Alfonso e Paolo, che sono, insomma, i boss della situazione, hanno unito questa passione che per il gaming, e piano piano negli anni hanno costruito il progetto inserendo poi delle figure che, quando secondo me inizia ad arrivare ad un livello alto, diciamo, hai bisogno. Infatti sono entrato io che ci occupo della comunicazione, è arrivato Valerio che ha preso in mano il ramo di FIFA, è arrivato Fabrizio che è un po' il manager, perché poi c'è bisogno di quello che vadi alla caccia dei player, comunque si occupi poi del lato gestione, perché vi dico una cosa, cioè noi facciamo esattamente come il calciomercato, cioè tu i player li devi conquistare e fare dei contratti, cioè quindi devi stare lì, poi gestire le situazioni di squadra, cioè è la stessa roba che si crea all'interno di uno spogliatoio. Se poi giustamente uno vuole arrivare a competere ad alti livelli, lì sei praticamente obbligato ad avere queste figure, perché poi lì il meccanismo è quello, cioè o sei dentro o vieni divorato. Noi in primis crediamo sempre in quello che c'è nel nostro territorio, e nel momento in cui riusciamo a poter portare il nostro progetto con degli eventi live, che è una cosa che ci piace fare molto, che è una cosa che, diciamo, non fanno tutte le squadre, ma noi ci teniamo molto perché ci piace farci conoscere direttamente le persone. Infatti abbiamo fatto pure due eventi al centro commerciale quest'anno, lì al Gran Sasso a Teramo, e questo è il nostro secondo Teramo Comics, ma quello di quest'anno per noi sarà molto molto speciale perché ci siamo preparati con delle grandissime tre giornate con eventi ed ospiti. E abbiamo grossi streamer che sono Lucone, che fa parte insomma della famiglia di Epic Games, arriva da Pescara, uno streamer noto, Zetagul, che è un pro player che arriva da Colonia, è stato uno dei più grandi team italiani che sono i Maze. E poi abbiamo Zio Marut, che invece lui è un streamer, content creator, giocatore in particolare di giochi di carte digitali, in questo periodo Marvel Snap, che è quello che sta andando un po' di più di punta, e con lui domenica faremo un torneo che sarà proprio ostato da lui, che arriva dopo essersi piazzato terzo nel torneo nazionale, insomma, viene anche lui di qua, di Montorio, cioè, poi ci fa molto piacere che c'è stato questo contatto con questi ragazzi di qua, perché diciamo, finalmente c'è una realtà abruzzese, e loro sono molto felici poi di venire a darci una mano, no? Perché poi uno, io sinceramente neanche sapevo che erano di qua, per dirti, uno neanche ci pensi sempre Milano, no? Invece
sono di qua e verranno a partecipare con noi in queste tre fantastiche giornate, insomma, oltre, insomma, agli ospiti, ci sarà la possibilità di comunque conoscerci in primis, quindi saremo super felici di rispondere a tutte le domande che ci vorranno fare, poter accogliere nuovi giocatori che magari ci conoscono proprio al Teramo Comics. E ci sarà, beh, ovviamente daremo la possibilità a tutti di giocare, infatti porteremo console, PC, e in più, ovviamente, visto che siamo una squadra competitiva, abbiamo portato anche un po' di competizione con tre tornei. Come abbiamo detto, domenica ci sarà quello di Marvel Snap, poi avremo sempre domenica un torneo di FIFA in cui ci sarà in palio una sedia gaming, mentre la mattina faremo un torneo per i più piccoli, insomma fino ai, diciamo, under 14, sempre di FIFA. O AFC 24, se no poi mi bastonano se dico le cose sbagliate. E poi sabato avremo una giornata dedicata ai picchiaduro con un torneo di Street Fighter e di Tekken, più avremo sempre, ci saranno Zeta Ghoul e Lucone che faranno cose su Call of Duty, però non vi diciamo cosa abbiamo preparato, quindi se volete passate sabato e scoprirete. E venerdì invece, prima giornata del Teramo Comics, faremo un torneo di Mario Kart, insomma. Prima cosa, crederci nel voler trasformare quella che è una semplice passione poi in un mestiere, ma comunque non vederlo non solo come una passione, perché tu sai che poi devi allenarti. Cioè, come su quando giochi a calcio, no? Nel momento in cui tu dici di entrare in una squadra di calcio, non è come quando vai a giocare a farti il calcetto il giovedì sera con gli amici, no? Sai che poi ti devi allenare, quindi la cosa importante è crederci sempre. Costanza. Quindi costanza, giocare, allenarsi, non mollare mai, non aver paura a chiedere, entrare e soprattutto, secondo me, la prima cosa da fare è cercare di entrare in una squadra. Perché la squadra, oltre a permetterti di farti competere nei tornei, perché da solo non ci arrivi a fare tornei, eh? C'è sempre bisogno di una squadra. Questa è una cosa che dobbiamo sfatare. Cioè, non è che uno dice, vabbè, tanto tornei di videogiochi, posso giocare da casa. No, se non è una squadra, tu ai main tornei non ci puoi partecipare, che siano giochi, diciamo, singoli o di team. C'è sempre bisogno di una squadra dietro che ti permetta di iscriverti ai tornei, ma soprattutto cercare una squadra, perché la squadra può aiutarti anche da un punto di vista di crescita, perché magari lì troverai il coach o troverai quello che ti riesce ad indirizzare sulle cose dove allenarti, quello che devi, su cui devi lavorare, quello su cui invece sei skillato, tra virgolette. Invito tutti a venire venerdì, sabato e domenica al Teramo Comics, che sia per giocare, per conoscere gli stream, partecipare ai tornei, ma soprattutto quello che l'invito che voglio fare è a venirci a conoscere e liberare un po' tutta la curiosità che si ha dietro questo mondo, perché come dicevamo all'inizio, il nostro primo obiettivo è creare una realtà e-sportiva nella provincia, cioè partire da qua e togliere questo velo, no? Quindi liberare questa roba di dire, ok, ma questi giocano ai videogiochi, sono dei fannulloni. No, non è così. Il nostro primo obiettivo è far capire questa cosa. Quindi venite a trovarci al Teramo Comics, perché oltre a dirvelo, ve lo faremo respirare proprio con l'ambiente che abbiamo realizzato. E poi, vabbè, vi dico a tutti di seguirci sui social, in particolare seguiteci su Instagram, che si chiama su HG Esports. Perché domani ci sarà un annuncio a sorpresa, perché abbiamo, oltre a questo, tutto quello che abbiamo preparato, ci sarà un contest molto molto interessante che verrà un premio molto goloso. Però domani lo scoprirete, insomma.